ho lasciato solo l'essenza dello schema precedente. F è un morfismo da V in blu. Ok. Vogliamo vedere come cambia la matrice quando io cambio base. Allora, cosa succede? Allora, qui avrò, invece della base B, avrò una base B', sempre sullo spazio V. Allora, B, V era 1, V2, Vn, B', V sarà V'1, V'2, V'n, cioè sarà un'altra base. Lo stesso vettore V rispetto a B'V, le coordinate come le chiamerò? Se rispetto alla base V le chiamo X, rispetto alla base B la chiamo X, rispetto alla base B' le chiamerò X'. Allora, qua c'è X', che è X'1, X'n. Allora, quello che c'è da ricordare è l'unica cosa che c'è. Similmente qua avremo una base B'V. Scusate, e qui le coordinate le chiameremo Y', che saranno Y'1, Y', M. Ok, adesso che succede? La matrice A era quella che avevamo prima. Dopo noi vogliamo che la matrice A diventi la matrice m-1 per A per n. Allora, questa è una scelta di lettere, si ricorda molto bene perché non c'è simmetria, quindi una volta che ve la siete imparata, cioè non è che domani vi confondete più che dimenticate. Ma perché m-1 per a per n? A per x doveva fare y. Questa matrice per cosa la devo moltiplicare? Per x'. E dovrà fare Y'. Quindi vediamo un po'. Qua che ci devo mettere? Da qua a qua. Che matrice ci devo mettere qua? Se voglio ottenere questa la M. Perché N? Perché la prima cosa che faccio qua è moltiplicare questa matrice. Io vado da sinistra verso destra, quindi N X' fa X. Poi A per X fa Y. E qua che matrice ci devo mettere? M-1. Allora, a questo punto le cose da un punto di vista logico tornano, le scelte tornano. Perché N? Grande, perché sto operando su uno spazio di dimensione n, cioè n grande, n piccolo. Perché m? Perché questo c'è dimensione m. Perché questa n e questa m-1? Perché non potevo chiamarla m? Potevo, ma non aveva senso logico. Perché? Chi è n? La matrice
che quando la moltiplico con le coordinate nuove mi dà le coordinate vecchie. Qua invece voglio la matrice che dà le coordinate, sempre sullo spazio di funzione m, quindi la chiamo m, dalle coordinate vecchie mi deve dare le coordinate nuove. Quindi dal punto di vista funzionale queste due matrici cosa fanno? L'opposto, cioè l'inverso, per meglio dire. Quindi questa qua non è logico chiamarla m, è logico chiamarla m-1. Ci siamo fino a qui? Non è difficile. Allora, adesso dobbiamo capire chi è questa matrice, per esempio n. N, allora, queste matrici qua, uno dice, ma se non sono invertibili? M e n saranno, innanzitutto sono qua quadrate, perché questa va da Rn in Rn, quindi è una matrice qua n per n. Quindi n sta in K n per n ed m sta in K m per n. Sono matrici quadrate, quindi possono essere invertibili. Perché sono invertibili? Ogni vettore, se c'ha le coordinate nuove, c'ha pure quelle vecchie, se c'ha quelle vecchie, c'ha pure quelle nuove. Quindi è chiaro che c'è una, l'applicazione lineare e biunivoca. Quindi deve essere, la matrice corrispondente deve essere per forza invertibile. È ovvio. O se preferite, quando, se dimostriamo che il rango di questa applicazione, questa qua, questa qua è la matrice che corrisponde a quale applicazione? All'applicazione identica. Io potrei mettere qua ancora V e non cambia niente, no? V è la stessa cosa che fare giro. Allora, questa qua è l'applicazione identica, la matrice corrispondente all'applicazione. L'applicazione identica, l'immagine chi è? Tutto V. V rimane. Non lo muovo. Quindi il rango di questa matrice quando deve essere n. Se il rango della matrice è n, la matrice è m. Idem qua. Qua formalmente. Qua ci si può mettere tanto. Si può ripetere che quello è sempre finito. È chiaro? Quindi questi sono invertibili. Necessariamente invertibili. Bisogna capire chi sono. Allora, per capire chi sono, andiamo a fare questa moltiplicazione qua. Se io moltiplico n per 1, 0, 0, 0, 0, tutti i zeri, chi mi viene? La prima colonna di n, n1. Se la moltiplico per 0, 1, 0, 0, 0, mi viene la seconda colonna di n, e così via. Quindi chi sono le colonne di n? Sono le coordinate dei vettori della nuova base. Mi serviva un'altra riga, lo riscrivo qua.
della nuova base rispetto alla vecchia base. Perché 1, 0, 0 a chi corrisponde? Al primo vettore della nuova base. No, perché nella nuova base 1, 0, 0 sono le coordinate del primo vettore. Ma quando moltiplico per n, qua mi viene n1. E allora n1 chi sono? Le coordinate, il vettore è rimasto lo stesso, sono le coordinate del primo vettore della nuova base rispetto alla vecchia base. N2 sono le coordinate del secondo vettore della nuova base rispetto alla vecchia base. N3 le coordinate del terzo vettore della nuova base. In generale, n, le colonne di n sono le coordinate dei vettori della base nuova rispetto alla base vecchia. Questa n si dice matrice di passaggio. O n o n-1, non mi ricordo, non so, sono sicuro al 90% qua. Tra b. Comunque, questa è una parola optional. L'importante importante è che capiate che qua ci va n, n, le colonne di n sono le coordinate dei vettori della base nuova rispetto alla base vecchia. Qua chi sono le coordinate di m-1? I vettori della base, le coordinate dei vettori della base vecchia rispetto a quella nuova, cioè l'immessa di n. Proprio perché là c'avete m-1, quindi non ci dovete fare i vettori della base nuova rispetto alla base vecchia, ma i vettori della base vecchia rispetto alla nuova. Perché? E se qua ci metto 1, 0, 0, questo corrisponde al vettore della base vecchia. Quando lo moltiplico per m-1 verranno le coordinate dello stesso vettore rispetto alla base nuova. Esattamente lo stesso vettore. Le coordinate del vettore della base vecchia rispetto alla base nuova sono una matrice, la matrice immersa delle coordinate del vettore della base nuova rispetto alla base vecchia. Tutto qua. Non vi preoccupate che non vi si ingrippa il cervello, non si può sbagliare. Se impari questo schema non puoi sbagliare. Per quale motivo? Questa non la puoi sbagliare perché m a meno 1 a n va in ordine alfabetico, a parte la che sta in mezzo, m viene prima e n viene dopo. L'immesso sta a sinistra, non sta a destra. M a meno 1 a n, quando lo ripeti, no, siccome lo ripeterai 50.000 volte, dopo che l'hai ripetuto 10 volte, non diverrà un suono diverso. N a meno 1 a m suona diverso da m meno 1 a m. Capito? Non ci sarà possibilità, non avrai dubbi. E per far venire m a meno 1 a m, qua ci devo mettere n e qua ci devo mettere m a meno 1. Perché prima moltiplico per n qua e poi moltiplico per m a meno 1 qua. Ok? Quindi qua ci vanno la matrice dei vettori della base nuova di V rispetto alla base vecchia di V, qua ci va la matrice m a meno 1 dei vettori, delle coordinate dei vettori della base vecchia di W rispetto alla base nuova di W. Ok? Possiamo fare anche esercizi, ma non ce l'ho il tempo di fare esercizi questa volta. Abbiamo fatto già dedicato troppe ore a geometria, ad algebra, quindi purtroppo non ho tanto tempo per fare esercizi. Ok? Ok. Importante è sapere questo. Ecco, adesso c'è rimasta una cosa. Da vedere. E le coordinate del vettore nullo in qualunque base qua quando fanno?
vettore non ingappa la M. Ok? Ora, che mi dice Rusce Capelli? È chiaro che la dimensione del kernel di F, allora, questo qua dove sta? Le sue coordinate a cosa appartengono? Appartengono a un sottospazio, come lo vogliamo chiamare? A un sottospazio di K alla N che chiamo lo voglio chiamare U. L'unica cosa che mi viene. Ok? Questa qua è uguale alla dimensione di U. No? Alle dimensioni dello spazio corrispondente delle coordinate. Ok? Ma la dimensione di U chi è? U è l'insieme dei vettori che risolvono a x uguale a 0. U è uguale all'insieme degli x tali che a x uguale a vettore nullo. E quant'è la dimensione di U? La dimensione di U è uguale a n, perché qua siamo in k alla n, meno il rango di a. Il sistema è compatibile per Rusce Capelli. È uguale a n meno il rango di a. Ok? Quindi, cosa segue? Che la dimensione di questo ker, quant'è? N meno il rango di questa matrice. Ma la dimensione di questo ker dipende dalla matrice? Cioè dipende qua dalla base? No, perché io cambio base, questo non cambia, cambia solo questo spazio qua, ma la sua dimensione, la dimensione di questo spazio qua cambierà la matrice da primo, che sarà A per N, perché M meno 1 non c'è. No, non cambia. Però che succede? Che la matrice non A primo non cambia rango, sembra lo stesso, perché questo non cambia dimensione. E poi qualunque matrice A tu scelga qua, cioè qualunque base tu scelga qua, il rango di questa fa sempre, diciamo, n meno il rango di questa matrice è sempre uguale alla dimensione del kernel. Ok? Oh, questo fatto dimostra due cose, appunto, che il kernel ha la dimensione n meno il rango di una qualunque di queste matrici, e che se una matrice A, ricordate, A è una matrice K, N, M per N, prendiamo n, una matrice K n per n invertibile, questa è invertibile, allora il rango di A per n è uguale sempre al rango di A. Cioè quando io moltiplico a destra per una matrice invertibile, il rango di una matrice non cambia. Non cambia. Perché n meno il rango della matrice, quasi il cambio base che noi ci diamo, viene A per n, n meno il rango di questa matrice, deve sempre la dimensione di questo kernel. Cioè si dice, per ricordarselo, che quando io moltiplico per una matrice invertibile, allora, per moltiplicare una matrice invertibile deve essere quadrata. Però, quando moltiplichi, l'altra matrice non è quadrata, necessariamente. L'altra matrice, quando la moltiplichi per la matrice moltiplica, non cambia mai rango. Cioè, questo c'è rango 3. È una matrice 7x5, di rango 3, questa. La moltiplichi a destra per una matrice 5x5 invertibile, il prodotto c'è sempre rango 3. Non cambia. Chiaro? Questo ragionamento lo dimostra. Evita di fare tanti ragionamenti. Va bene. Andiamo a vedere invece, adesso invece per l'immagine. Per l'immagine. Allora, questo, la dimensione lo lascio scritto. Scrivo soltanto qua dimensione di che. Uguale dimensione di U, eccetera.
Adesso invece U lo prendo in V. Ok? E quindi qua ci sarà F di V. F di V. Qua c'è V' in doppio. E qua ci sta Y. E chi sono le coordinate X adesso? X sono tutte le coordinate in K alla N. Tutte. Perché questo V aveva dimensione N. Quindi per descrivere V ci volevano tutte le coordinate. Quando io faccio vedere qua il vettore in V, le coordinate in K alla N le devo usare tutte. Perché lo spazio è dimensione N. Quindi chi è? Dove sta questo qua? Questo Y appartiene stavolta come lo voglio chiamare? Lo voglio chiamare Z, ho finito le lettere. Z. Chi è? Oppure no, im. Vediamo così, dando dell'immagine. Chi è l'insieme delle y appartenenti a k alla m, tali che y è uguale ad ax. Cioè sono tutte, no, non tutte, tutte quelle che ottengo moltiplicando quelle di k alla n per a. Quindi tutte quelle che stanno nell'immagine. Ok? Allora, qual è la dimensione di im? Chiamiamo io, basta. La dimensione di I. Allora, se vi ricordate, quando io prendo 1, 0, 0, 0, le coordinate del primo vettore, moltiplico per A, mi viene un elemento I. Mi viene la prima colonna di A, che è un elemento di I. La seconda colonna di A è un elemento di I. La terza colonna di A è un elemento di I. Quindi le colonne di A qua dentro ci stanno tutte. Però d'altro canto, quindi quando io faccio una combinazione lineare, cioè se qua ci metto delle coordinate x1, x2, xn, cosa mi verrà quando vado a fare il prodotto di righe per colonne? Mi viene x1 per a1 più x2 per a2 più xn per an. Ricordatevi che le colonne di A sono n, sono lunghe m, ma sono n. Quindi questo qua non è altro che lo span di a1 a n. E allora qual è la sua dimensione? Chi è la dimensione dello span delle colonne o delle righe? Il rango della matrice. Quindi la dimensione dell'immagine di F è uguale a questa dimensione di I, che è uguale al rango di A. Perché quando y e le coordinate stanno in i, questo qua dove sta? Nello spazio immagine. Quindi la dimensione, questo ragionamento come prima ci dice due cose. La prima è che la dimensione dell'immagine è uguale al rango della matrice. Perciò la dimensione dell'immagine come spazio vettoriale si chiama rango della funzione. Perché così il rango della funzione e il rango della matrice sono lo stesso numero. Ok? La seconda ci dice anche un'altra cosa però. Ci dice che se cambiamo base qua, se io moltiplico m appartenente a k m per n invertito
e faccio m per a, m a meno 1 per a, scrivo, potrei anche scrivere m per a, però scrivo m a meno 1 perché sennò mi confondo le idee. Secondo voi che succede al rango di questa matrice? Non cambia. Cioè, quando voi moltiplicate una matrice per una matrice invertibile, o a sinistra o a destra, o prima a sinistra e poi a destra, o sia a sinistra che a destra, basta che le matrici per cui moltiplicate sono tutte e due invertibili, il rango della matrice in mezzo non cambia. Non cambia. Fino a quando moltiplicate per matrici invertibili, il rango della matrice non cambia. La matrice c'ha rango 3, è 5 per 7, c'ha rango 3. Se la moltiplico per la matrice 5 per 5, non cambia. Se la moltiplico dall'altra parte per la matrice 7 per 7, non cambia. Sempre 3. Ma questo non è una cosa nuova, noi lo sapevamo già. Perché vi ricordate che quando io faccio A per B, la matrice che viene fuori, le sue colonne sono le combinazioni lineari delle colonne di A o di B, non mi ricordo, e le righe sono la combinazione lineare delle righe dell'altra, che vuol dire che se la matrice per cui moltiplico è invertibile a sinistra o a destra, il rango non cambia. Da lì si potrebbe fare lo stesso la dimostrazione, da quell'osservazione là, senza passare per le applicazioni, però visto che ci siamo passati, ok. Adesso abbiamo quasi finito. Abbiamo giusto un quarto d'ora. Per vedere l'ultimo punto, quello fondamentale. Chiudo la porta, c'è il rumore. Allora, qual è il punto fondamentale? Cambiamo F endo morfismo da V in V. Qual è l'unico punto? Il punto è se ho un endomorfismo non c'ha senso usare una base diversa in arrivo e in partenza. È naturale imporre la condizione che la base di partenza e la base di arrivo sia lo stesso, ma se lo spazio di partenza e lo spazio di arrivo sono lo stesso, per quale motivo devo usare due basi diverse per lo stesso spazio? Quindi nel caso degli endo, mentre nel caso degli omomorfismi quelli sono diversi, quindi tu puoi scegliere la base sia di qua che di là, però il fatto di poter scegliere la base da tutte e due le parti dà troppa libertà. Scegliendo opportunamente le basi, la matrice in mezzo, sapete come la posso far diventare? La posso far diventare tutti zeri tranne un po' di uni sulla diagonale principale. Quanti uni? Esattamente quanti il rango della matrice. Perché se vi ricordate, il rango della matrice in mezzo non doveva mai cambiare. La matrice più semplice, che è il rango K, è una matrice con tutti zeri e con K uni sulla diagonale principale. Quindi, prima, se ho un omomorfismo, scegliendo la base in V, scegliendo la base in V doppio, posso far ottenere una matrice molto particolare. Però non è molto significativo questo fatto. Qua invece, se ho un endomorfismo, che succede? Che la base in V e la base in V devono essere la stessa. Quindi, quando cambio base, cosa posso fare?
Non posso. Le matrici qua sono le stesse, solo che una volta è la matrice, perché una volta passo dalle coordinate nuove alle vecchie, e l'altra volta è la matrice inversa, perché passo dalle vecchie alle nuove. Quindi qua è proprio sono l'uno all'inversa dell'altra. Allora, cosa si fa? La matrice si chiama M, anche se lo spazio è di dimensione M. Dovevano fare una scelta, no? Delle due lettere una, devono sopprimere una. Invece di chiamarla la nuova matrice N-1AN, l'hanno chiamata M-1M. Una lettera si doveva togliere. Hanno tolto la N e hanno lasciato la N. Ok? Quindi che succede? Che quando passo, chi è la matrice M? Sono ovviamente le coordinate, le colonne di M sono le coordinate dei vettori della nuova base rispetto alla vecchia base. Perché M è quella che prima era N. Quindi sempre allo stesso servizio. Detto questo, mo si capisce perché mi interessavano le matrici M-1AM. Perché se io avevo una matrice A che corrispondeva a un'applicazione lineare, quando io cambio base, la matrice nuova che corrisponde alla mia, al mio endomorfismo, chi è? Esattamente M-1AM. Ok? Adesso però, perciò mi interessava, allora, le applicazioni più semplici quali erano? Erano quelle diagonali. Se ci avete fatto caso, le applicazioni che c'erano nell'esempio 1, qual era l'applicazione? Ah, la proiezione. Nell'esempio 2 e nell'esempio 3 però erano endomorfismi, perché andavano da V in V e da R3 in R3, se vi ricordate. Nel caso dei due endomorfismi, dell'esempio 2 e dell'esempio 3, quelle due erano due applicazioni diagonali. Una era la matrice che corrispondeva alla matrice 2, 2, 2, perché moltiplicava tutto e tutto. Ora, la matrice 2, perché la non serviva? Se io prendo due volte la matrice identica, per esempio, mettiamo nel caso di R3, no? 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Provate a fare M a meno 1, 2i, n. Viene sempre 2i. Perché 2 si può portare fuori perché è uno scalare, M a meno 1 per i per m fa i. E quindi viene sempre 2i. Quindi quella, perché non aveva bisogno delle basi per essere scritta, della base per essere scritta, delle coordinate, scusate. Non c'era bisogno delle coordinate perché quella, qualunque sia la base, sarà sempre, la matrice sarà sempre questa. Invece per quella dell'esempio 3, pure la diagonale. Ma se io cambio base, magari non è manco più diagonale. Anzi, sicuramente non lo è, insomma, se la cambio in maniera opportuna. Chiaro? Perché la seconda matrice, questa era quella dell'esempio 2, quella dell'esempio 3, la matrice era 3 meno 1, 2, poi tutti 0. Ok? Ricordate, questo era l'esempio 3, questa è la matrice A. Che si prendeva la prima coordinata se non più per qui, la seconda per meno 1, la terza per 2. Se io adesso andassi a fare M-1AM con un M opportuno, non mi verrebbe più una cosa del genere, mi verrebbe la prima coordinata, mi verrebbe una combinazione lineare delle altre coordinate, di tutte e tre le coordinate, e così via. Provate, metteteci una matrice invertibile, fate la moltiplicazione, non c'è tempo di farlo, ma questa è. Quindi tutte le applicazioni sono diagonalizzabili? Eh no, questo problema abbiamo già risposto. Quando è che sono diagonalizzabili le applicazioni? Quando c'è una base di autovettori. E la base di autovettori non ci sta sempre. L'applicazione che corrisponde alla matrice, se vi ricordate, in R2, l'applicazione che corrisponde a questa matrice qua, 1, 1, 0, 1,
non è diagonalizzabile. Quando fate M-1 a M non esce mai diagonale. Non può uscire diagonale, perché se uscisse diagonale dovrebbe uscire la matrice identica. Ma se è la matrice identica, è la matrice identica rispetto a qualunque base. Quindi non tutte le applicazioni sono diagonalizzabili. Ma se gli autovalori sono reali, lemma di Schur, tutte le applicazioni, se cambio base opportunamente, le posso far diventare triangolari superiori. Se le matrici sono simmetriche, gli autovalori sono automaticamente in R, se la matrice è simmetrica reale. Non solo, cambio base con un movimento rigido, cambiare base significa anche cambiare la direzione dei vettori, in generale. Ma invece, nel caso delle matrici simmetriche, posso cambiare base con una matrice ortogonale, che significa con un movimento rigido. Allora, io prima c'avevo la base che era così, nello spazio. Vado a fare la matrice, la scrivo e viene la schifezza. Giro la base così, rifaccio la matrice, mi viene diagonale. Si chiama teorema spettrale. Chiaro? Il teorema spettrale ci dice che nel caso delle matrici simmetriche c'è una base di autovettori ortogonali. Poi ortonormali, se no che sono ortogonali, sono normali. Quindi nel momento che c'è una base di autovettori ortonormali, tu prendi la matrice, la base originale, per spostarla, per farla diventare questa base ortonormale nuova, la devi semplicemente girare, perché la matrice di passaggio è una matrice ortogonale, cioè l'inversa è uguale alla trasposta. Stop. Quindi fai sto, che cos'è? È esattamente quello che abbiamo fatto con le coniche. Dove lo dovevamo fare? In R2. In R2 la mia conica si scrive una schifezza, giro la base, a parte la traslazione per centrarla, quello è un altro problema, no? Ma una volta che sto in R2, ce l'ho centrata nell'origine, l'ellisse o l'iperbole, giro la base e la mia conica si riduce a forma canonica, cioè mi viene una bella iperbole con gli assi orizzontale e verticale, oppure un bel ellisse con gli assi orizzontale e verticale. Gli assi sono ortogonali, li giro, li faccio diventare, uno diventa verticale, l'altro diventa orizzontale. È quello che abbiamo fatto, non è altro. Chiaro? E questo è significativo, perché tu quando cambi base in maniera coordinata, cambi di qua, cambi di là. Uguale. Cioè non è che di qua la giro così e di là la giro così, e no, è troppo facile. Allora, quindi quest'ultima parte cosa ci ha fatto? Ci ha fatto da collegamento al problema degli autovalori e degli autovettori. Il problema degli autovalori e degli autovettori noi abbiamo dato solo l'applicazione delle coniche, perché per questione di tempo, perché non abbiamo materialmente. In realtà vedremo un'ulteriore applicazione per quanto riguarda gli autovalori. Quando faremo le equazioni differenziali, anche là ci sarà un polinomio caratteristico, anche là vedremo che la matrice la vediamo, la vedremo, non la vedremo, insomma è un problema risolvere l'equazione differenziale esattamente come trovare lo spazio a fine delle soluzioni, insomma, almeno nel caso di un'equazione differenziale a coefficienti costanti che con termine noto una funzione che sta in un certo spazio, insomma bisogna trovare la soluzione particolare e poi bisogna aggiungere la soluzione generale dell'omogeneità. Quindi ci saranno moltissime similitudini con quello che abbiamo fatto. Si potrebbe vedere anche il discorso della matrice, però se facessimo i sistemi di equazioni che probabilmente non avremo il tempo di fare. Comunque, insomma, altre applicazioni le vedremo tra un po'. Però lo spazio di geometria algebra lineare è finito, anzi mi sono pentito che non ho dato pure troppo. Per quale motivo? Perché adesso ci sarà un blocco praticamente dal allora noi giovedì sera è già festa, mi pare, e allora dobbiamo vedere un po', perché vabbè, intanto spengo la tele.